Bentrovati, parleremo del mondo dello spettacolo e della crisi che sta attraversando questo settore, un settore enorme al cui interno ci sono tante figure, dalle società di facchinaggio alla security, dai parrucchieri ai truccatori, dai tecnici audio-video, ma anche ad esempio alle persone che si occupano dell'accoglienza o ancora dei trasporti e più in generale della logistica. Di questo argomento ne parliamo con Alfredo Lofaro, che è un manager e produttore discografico, personaggio poliedrico e grande scopritore di talenti. E Alfredo, ho letto nei giorni scorsi alcuni dati raccolti da Empals e dalla Fondazione Simbola, che dicono questi dati che in questo momento ci sono tra le 300.000 e le 380.000, forse anche di più, persone legate al mondo dello spettacolo e della cultura che in Italia non stanno lavorando. I numeri in Sicilia che cosa dicono invece? I numeri in Sicilia, quelli che conosciamo, perché chiaramente è un settore molto delicato questo, dove prevede non tutto alla luce del sole, ahimè, perché il Sud è sempre stato costretto a fare così, e prevedono numeri molto importanti. Di questi 380.000, circa 30.000 degli operatori ruotano attorno alla musica e allo spettacolo in Sicilia, una regione di 6 milioni di abitanti con un numero elevatissimo di operatori, in quanto per fortuna in Sicilia è cultura nutrire l'anima e lo spirito. Si fa tanta musica nella nostra bella Sicilia. Siamo in prossimità dell'estate, c'è un dato relativo agli eventi e agli appuntamenti che sono stati cancellati? Allora, il numero degli eventi cancellati previsti che si sono stati calcolati in Sicilia per il corso del 2020 sono circa 11.000. Ma aggiungiamo a tutti questi tutti quei concerti piccoli dei pub, dei vari locali, di cui non riusciamo ad avere i dati, per cui sono numeri veramente importanti. Dobbiamo parlare probabilmente di 20.000 eventi, perché la SIAE nel corso di un anno emette circa 20.000 borderò. Significa che ci sono 20.000 eventi musicali, ma questi 20.000 eventi musicali li dobbiamo suddividere, diciamo, come attività di intrattenimento, concertistica e se vuoi anche i matrimoni. Non dimentichiamoci che i matrimoni per il mondo della musica hanno sempre rappresentato una quota di mercato importante che ha consentito ai musicisti di vivere e di vivere anche bene. Ci sono musicisti che fanno bei numeri attorno all'evento matrimoniale. In termini economici, questo si traduce in che cosa? In termini economici, in Sicilia si parla di qualcosa come attorno al mondo della musica complessivamente, si parla di circa 200 milioni di fatturato annuo, se consideriamo tutto quello che orbita attorno alla musica. Non vediamo solo i grandi eventi, ma cominciate a pensare che ci sono musicisti che riescono a fare 200 matrimoni l'anno. E 200 matrimoni l'anno significa avere la possibilità di pagare l'affitto o di pagare il mutuo. Il mondo della musica è un mondo fondamentale nel sistema dell'equilibrio sociale. Il mancato guadagno, i mancati guadagni sono una perdita secca, non si potranno recuperare. Impossibile, come fai a recuperare quello che non è stato consumato? Per cui stavolta devi parlare di perdita secca. È indispensabile che ci siano delle politiche a sostegno, ma anche delle iniziative nuove che possono aprire gli orizzonti al mondo della musica. Poco fa ne accennavamo con i colleghi della CICAS. La CICAS è un'associazione che mette insieme i manager e i produttori per riuscire a dialogare col governo, dove stiamo chiedendo alcune cose. Se vuoi posso anche elencarti quali sono le richieste. Quali sono le richieste e quali sono le proposte? Le richieste che noi facciamo è per questo periodo l'abbattimento dell'IVA. L'IVA per il mondo della musica, tutto quello che è musica, significa dischi, libri legati alla musica, al pari dell'editoria libraria, chiediamo o l'annullamento dell'IVA, che l'IVA sia allo 0%, oppure comunque in subordine al 4%, così come si fa con i libri. Non è spiegabile per quale motivo un disco debba circuitare al 22%, mentre un libro al 4%. Questa è la prima proposta che facciamo. La seconda proposta che facciamo è che la distribuzione fisica dell'oggetto musicale possa essere di facile raggiungibilità.
Sarebbe bello pensare che le 88.000 farmacie italiane, attraverso le piattaforme logistiche, potessero dare il servizio della consegna del disco. Ora, chi mi sta ascoltando in questo momento dice che io sono pazzo. Invece, se ci riflettete, è molto semplice. Se andate in farmacia e chiedete stamattina un farmaco che non hanno, vi diranno passate pomeriggio alle 16 e ve lo consegno. Perché? Perché alle spalle delle farmacie ci sono piattaforme logistiche straordinarie che riescono a gestire la movimentazione e la consegna del farmaco a un bassissimo costo. Ecco, se i dischi entrassero in quel sistema, sarebbe facile scendere sotto casa, andare nella farmacia all'angolo e chiedere questo o quell'altro disco. Credo, inoltre, che nel momento in cui si salta il meccanismo di Feltrinelli, dove i ricarichi sono veramente esagerati, attraverso la farmacia un disco deve aggiungere, grazie alla riduzione dell'IVA, grazie al contenimento del ricarico del farmacista e dell'abbattimento dei costi della piattaforma logistica, un disco deve giungere a un prezzo massimo di 5,90 euro, perché un disco che costa 5,90 euro consente a noi tutti di poterne acquistare non due l'anno, non tre l'anno, ma magari qualcuno in più. E allora questo è il momento in cui l'artista si concentra a produrre dei dischi, si concentra all'organizzazione distributiva facendo lavorare tutto l'indotto. Dunque, i dischi venduti in farmacia a un prezzo predeterminato con l'abbattimento totale dell'IVA. Nello stesso momento, in attesa che si riaprano i teatri, si potrebbe contribuire, lo Stato potrebbe sostenere l'allestimento di nuovi spettacoli. E questa mi sembra una buona via d'uscita, una buona soluzione, ma volevo chiederti, finita l'emergenza, ti sei chiesto cosa resterà del mondo dello spettacolo? Ma finita l'emergenza resterà un valore più alto dell'arte. Cioè oggi abbiamo capito quanta importanza ha l'arte per il benessere psicologico, perché finita l'emergenza dobbiamo tenere in considerazione che oggi, in sostegno all'aspetto psicologico nel mondo dell'arte, stiamo contribuendo notevolmente a intrattenere il pubblico per evitare che caschi nel meccanismo della paura. Dunque, merito che io darei ai sanitari per la cura del corpo che stanno facendo e per i rischi che loro affrontano, ma vorrei dare un plauso particolare a tutto il mondo degli artisti che attraverso i social network stanno veramente contribuendo a mantenere alto il morale perché si possa arrivare a intravedere una nuova luce. Certo, è inutile dire che lo scambio di energia è diverso. Nel momento in cui sei in un live, state vedendo le immagini alle mie spalle, l'artista dà e percepisce il doppio di quello che dà, lo rigenera per 4, che lo riceve ancora per 8. Insomma, è un moltiplicatore infinito. Non potremo mai fare a meno dei live. Allora dobbiamo sperare che la scienza ci consenta da qui, nel più breve tempo, a tornare all'abbraccio, che è indispensabile. L'abbraccio che l'arte è in grado di generare è quasi sempre spontaneo, così come il bacio alla donna amata. Alfredo, vi sono al vaglio delle ipotesi di sostegno economico per gli artisti e più in generale per tutto l'indotto che ruota attorno? Vi sono interlocuzioni in tal senso con il governo? Noi come associazione di produttori e management capitanati da Stefano Baldrini con l'associazione CICAS stiamo riuscendo ad interloquire. Ma la domanda che invece dovresti porgermi è: c'è la sensibilità del mondo politico perché tenga in seria considerazione ciò che invece viene considerato come secondario? E questo dipenderà da quegli uomini che in quel preciso frangente ci sono e ci saranno al governo. Oggi devo dire che il mondo dell'arte non è stato tenuto in considerazione. Provo a pensare che le famose 600 euro giungono a molti professionisti, ma non giunge nulla al mondo della musica. E la musica e più in generale l'arte è spesso a torto considerata marginale, ma l'arte è un grande collante sociale, è un nutrimento dell'anima. Ma basta pensare che è l'industria più importante che caratterizza il Made in Italy nel mondo, no? Non so quante volte ti è capitato di sentire cantare in Italia o in giro per il mondo una canzone popolare cinese, e parlo di Cina perché sono il popolo maggiore al mondo. Però se vai in Cina senti sempre cantare Volare o senti cantare O Sole Mio.
Alfredo, questo per l'arte è certamente un momento, come dire, buio. Si può comunque fare qualcosa di luminoso in questo momento buio? Ma se siamo in grado di dialogare col mondo politico, possiamo pensare, certo. Il primo esempio è quello che ho fatto pochi minuti fa. Perché deve insistere l'IVA su un prodotto musicale? IVA zero. In subordine abbiamo chiesto il 4, ma non il 22. Argomento numero 2, in questo preciso momento noi dobbiamo, così come una tregua in guerra, dobbiamo preparare le armi per essere più forti quando torneremo nei teatri o negli stadi. Dunque, cosa bisogna fare? Bisogna avere la lucidità per poter generare nuovi progetti. I nuovi progetti artistici da che cosa nascono? Quasi sempre dalla sofferenza, quasi sempre dal travaglio interiore che l'artista mette in moto. E devo dire che questo è un periodo che ha consentito veramente di fermarsi e di pensare. Sono fiducioso, Antonello, non credo che il mondo della musica si farà abbattere facilmente. Certo, in questo periodo occorre del sostegno. Bisogna trovare un modo per sostenere gli artisti. In Sicilia abbiamo nomi grandi della musica, nomi importantissimi. E voglio pensare a tutti quegli artisti che, non avendo scelto parallelamente di fare l'insegnamento, a come debbano sopravvivere. Tu sai che tra gli artisti noti in Sicilia c'è un uomo che si chiama Francesco Cafiso. Francesco Cafiso viene considerato tra i più grandi musicisti della storia di tutti i tempi nel settore jazz. Sì. E Francesco non ha mai avuto la possibilità di insegnare. E nel momento in cui sono finiti i suoi concerti, come dovrà sopravvivere Francesco? Tenuto in considerazione che ci sono circa 2 anni di fermo e tenuto in considerazione che nel caso specifico Francesco Cafiso è appena diventato papà. Ma voglio parlare di Francesco Cafiso, che è bandiera nel mondo, per parlare del grande Giuseppe Milici, considerato tra i più grandi, forse il più grande armonicista al mondo di armonica cromatica. E anche lui non aveva scelto l'insegnamento perché il numero di concerti ogni anno gli consentiva di avere una vita di qualità, scegliendo la musica, sposando la musica. Bene, oggi Giuseppe Milici non ha alcun sostegno. Vogliamo sperare che da qui a breve possa aggiungere l'intelligenza illuminata di uno dei politici che possa sostenere e tutelare questi grandi uomini che portano in giro per il mondo il Made in Italy, in maniera particolare la Sicilia, nel cuore e nelle note. Tu l'altro giorno mi hai dato un dato, ci siamo sentiti al telefono, che riguardavano le date che sono saltate del grande Francesco Buzzurro. 112 sono i concerti annullati di Francesco Buzzurro nel corso del 2020, e non stiamo a considerare quelli che erano del 2021. Francesco Buzzurro ha un atteggiamento molto positivo, da subito, immediatamente ha completato il disco che c'era in cantiere. Francesco ha voluto dedicare un nuovo disco alla musica di Django Reinhardt. Io spero che ricordi anche tu chi era Django, ma lo ricordiamo a chi non ne ha memoria. Django Reinhardt è uno zingaro che viveva nel suo camper e portava in giro per il mondo la musica manouche, quella musica che è caratterizzata dal sostegno di 2 chitarre attraverso un ritmo che si chiama la pomp, e dove lui fraseggiava questo elemento, queste melodie jazzistiche, in una maniera che lo caratterizzava fortemente. Ha creato una scia. Quando la sua roulotte si incendiò, lui perse 2 dita della sua mano sinistra. E quando si pensava che Django aveva finito di fare musica, invece ogni impedimento genera un giovamento, si dice. Lui inventa un nuovo modo di usare la chitarra con 2 dita in meno della mano. Ecco, grande Django, così come grandi saranno quegli artisti che riusciranno a intravedere il filo di luce in questo periodo di buio. Francesco sta lavorando al suo nuovo disco, ma completato questo nuovo disco dedicato a Django Reinhardt, ha pensato subito di mettere in moto una produzione di sola chitarra a favore delle musiche di Natale. Dunque, 2 dischi di lavorazione di Francesco Buzzurro. Alfredo, siamo quasi in conclusione. Questa quarantena che cosa ti sta insegnando o cosa ti ha già insegnato? Questa quarantena mi ha insegnato
moltissimo un concetto che è il rispetto. Abitare costantemente sotto lo stesso tetto con le persone che ami è fondamentale averne rispetto, perché se no la coabitazione diventa un po' difficile. Io vivo in un appartamento, vivo con una bella vista su Ortigia, ma viviamo chiusa in queste mura dove abbiamo capito quanto importante è il rispetto di tutti, reciproco. E da questa formula del rispetto reciproco ho cominciato a vivere un po' più intensamente il rispetto con l'ambiente. Ho riflettuto molto quanto il pianeta ne stia giovando di questo fermo, no? E forse dovremmo ricordarcelo quando torneremo ancora una volta a mettere in moto tutta quella circuitazione che il mondo consumistico e capitalistico impone. Spero che torneremo con un'educazione maggiore, migliore nel rispetto altrui e verso lo stesso ecosistema. Qual è il messaggio finale per gli artisti e per i decisori politici? Decisori politici, spero che in questa giornata buia, io sono a Siracusa e non c'è il sole, possa all'improvviso giungere un raggio di sole e illuminare i politici che, pur non avendo ascoltato questa trasmissione, possono capire che importanza ha l'arte nella vita di ognuno di noi. E i musicisti, devo invece dire, sfruttate positivamente questo momento di difficoltà, sfruttatelo nella produzione di quelle che sono nuovi brani, nuove musiche, nuovi dischi. Concentratevi a scrivere un libro, un metodo su quella che è la vostra vita o la vostra tecnica. E preparate sul social network la possibilità di distribuire fisicamente, direttamente voi, i vostri dischi, i vostri prodotti. E questo mondo ci sta portando a un rapporto uno a uno. Oggi i social network ci hanno salvato, che prima criticavamo, ci hanno salvato. Provate a pensare questi momenti senza il social network. E allora l'artista deve intrattenere un rapporto con la propria, tra virgolette, clientela, uno a uno. Alfredo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro e grazie a quanti ci hanno seguito in questo incontro virtuale Facebook. Sì, concludiamo allora così, se tu mi consenti. Certo. Abbiamo imparato a nutrire la mente, abbiamo imparato a nutrire la panza, e io ne sono un esempio. Vi prego, torniamo ad imparare quanto è fondamentale alimentare lo spirito, l'anima, e noi diverremo uomini migliori.